Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora. O forse solamente il cielo quando si colora un po' di più. O forse sei tu. O forse sei tu. Ti capirei se non dicessi neanche una parola. Mi basterebbe un solo guardo per immaginare il mare blu e niente di più. E niente di più. E chiedimi tu come stai, se ancora io non l'ho capito. E se domani partirai, portami sempre con te. Sarò tra le luci di mille città, tra la solita pubblicità. Quella scusa per farti un po' ridere. E io sarò quell'istante che ti porterà una piccola felicità. Quella stupida voglia di vivere sempre, sempre. Sarà che tra tutto il casino sembra primavera. Sarà che la vertigine non mi fa più paura. Guardo giù. O forse sei tu. O forse sei tu. E chiedimi tu come stai, se ancora io non l'ho capito. E se domani partirai, portami sempre con te. Sarò sempre tra le luci di mille città, sempre tra la solita pubblicità. Per farti sorridere, sì che sarò quell'istante che ti porterà una piccola felicità, quella stupida voglia di vivere. Sempre mille volte ti ho cercato, ti ho pensato un po' più forte. Amici carissimi del Tino e dell'Erminia Carogati. Buongiorno. Buon anno. Come potremmo iniziare questo tutorial senza esordire così? Perché questo, alla fine dei conti, è il primo tutorial del 2022. Ma sapete forse, una gran parte di voi lo sanno, che il Covid è venuto a trovare tutta la nostra famiglia e quindi ci ha ridotti un po', messi un po' malconci, insomma. Però adesso credo che ce la stiamo facendo riprenderci, anche se con molta fatica, devo dire. Erminia, questo Covid è veramente infingardo, come si suole dire. Tra le altre cose, dobbiamo ringraziare veramente una marea di voi che ci hanno scritto attraverso veramente ogni sorta di piattaforma, WhatsApp, Messenger, mail, telefonate per sapere come stavamo. Grazie veramente a tutti per la vicinanza e per il sostegno. E speriamo che la cosa non si ripeta, perché qui le cose non si sa esattamente come vanno. Bene, allora, detto ciò, tutorial di oggi, Elisa, o forse sei tu.
E quindi è brano quanto mai attuale, perché ha vinto, no, ha vinto, è arrivata seconda, ma per me è come se l'avesse vinto. È arrivata seconda nel festival che è terminato sabato scorso, festival che io ho guardato un po' tra il sì e il no. Anche qui molti di voi mi hanno scritto chiedendomi cosa ne pensassi, eccetera. Non ho dato giudizi perché proprio l'ho visto abbastanza poco. Anche perché, diversamente dagli altri anni, almeno quantomeno che mi ricordi io, quando venivano esposte tutte le canzoni partecipanti la prima sera, per cui io mi guardavo quelle, poi così mi ero fatto un'idea del festival. Quest'anno l'hanno diviso tra martedì e il mercoledì, le prime due serate, insomma, per cui la cosa diventava veramente lunga. E io trovo che, mi devo ripetere, questo festival è troppo lungo, è troppo infarcito di ospiti, di pubblicità, alla fine veramente si perde anche un po' il gusto di mettersi lì ed assaporare della musica. Però è successo che io stavo guardando, sinceramente, la prima serata, una trasmissione, e anche lì naturalmente la pubblicità a nastro, e allora ho girato su Sanremo. Giro su Sanremo e c'è il buon Amadeus che presenta Mahmood e Blanco. Dico, va bene, uno l'ho già visto, l'altro non sapevo minimamente chi fosse. E sono stato ad ascoltare questa canzone, che mi ha colpito, mi è piaciuta molto. Al di là degli interpreti che, voglio dire, ci sarebbe parecchio da dire, ma non voglio fare nessun tipo di polemica su abiti, vestiti, modi di cantare. Ma questa canzone, devo dire che mi è piaciuta. Ho detto, oi! Ma vuoi dire che quest'anno Sanremo, voglio dire, prende una piega diversa, e mi sono messo ad ascoltare quella successiva e quella successiva ancora, poi sono tornato a vedere quello che stavo guardando, perché sinceramente non ho ascoltato una canzone che valesse la pena, quantomeno di essere riascoltata. Fatta eccezione per quella di Elisa. Questo è il mio parere, ma Erminia, anche tu. Ma c'era anche quel ragazzo Human. Human, è vero, hai ragione, quella anche era una canzone che meritava di essere riascoltata e magari apprezzata di più. Io ho ascoltato Elisa, che va bene, poi mi piace come persona, mi piace come canta, la canzone è ben fatta, adesso andremo anche ad analizzarla. Tra l'altro sono disponibili la base MIDI del brano di Elisa e una versione, uno spartito, con melodia e accordi, sempre sul sito naturalmente del Tino. Cosa gli stavo dicendo? Beh, no, Elisa mi piace, mi è sempre piaciuta, questa ragazza, c'ha 53 anni, Erminia, siete lì te, Elisa, quasi. È nata nel 77, è nata a Trieste, poi ha girovagato un po'. Ha fermato il tempo proprio. Ha fermato veramente il tempo, perché anni fa. Io quando l'ho vista a Sanremo l'altra sera ho detto, ma quanti anni avrà stato qui? Una quarantina. E invece col cavolo, ne ha 53, portate benissimo. Dicevo, è nata a Trieste, ma ha girovagato a livello, diciamo, infantile tra Gorizia e Monfalcone, e proprio l'altro giorno l'Ermina mi fa, però Giorgia, quella voce lì che c'ha, sono due, no, gli ho detto, guarda Erminia, io quando vi dico queste mie recensioni sugli artisti vado a documentarmi principalmente su Wikipedia, bene, andateci. E gli ho detto ad Erminia, guarda che questa donna qui, cioè Giorgia non la tocca nessuno, e siamo d'accordo, la voce è straordinaria, ma questa donna qua, io non lo sapevo, ha fatto tanti di quei dischi, ha avuto collaborazioni con artisti italiani e internazionali incredibili, non so quanti Grammy Award ha vinto, quante Targhe Tenco, quanti premi Mia Martini, premi della critica, oltre al fatto che non è solo una cantante questa donna qui, scrive le sue canzoni innanzitutto, ma poi ha fatto l'attrice, ha fatto l'attrice di cinema e di teatro, è una doppiatrice, è una scrittrice, produttrice, io non so se va a letto a dormire questa donna qui, in certo momento, perché voglio dire, è perfetto.
fare cose ci vuole anche il tempo. E diciamo che lei ha cominciato a cantare in inglese, ma ha anche seguitato a farlo nel corso della sua carriera, per cui, ma non solo in inglese, tra l'altro anche in spagnolo, in curdo, in sloveno, ma è una donna straordinaria, almeno culturalmente, intellettualmente, veramente speciale, devo dire. Oltre che avere una voce che personalmente mi piace molto, così come mi è piaciuta questa O Forse Sei Tu, che adesso andiamo ad analizzare e a riproporvi pezzo per pezzo. Direi che ho detto tutto, l'ha scritta con Davide Petrella, questa canzone. Bene, andiamo alla tastiera a vedere O Forse Sei Tu. Erminia, sei pronta? Bene, sì. Allora, cominciamo col dire che la cosa più difficile nel suonare questo brano è senz'altro la ritmica. Il brano infatti è in 6 ottavi, ma alternati agli ottavi ci sono anche delle duine, delle quartine, sempre di ottavi o anche di quarti in un certo punto, per cui tenere correttamente questo ritmo non è facile, anche perché il timing è bassissimo. Possiamo sempre noi ragionare in termini anche raddoppiati, anzi in questo caso triplicati, perché parliamo di un tempo composto di 6 ottavi, quindi terzinato. Però se lo intendiamo come un 6 ottavi, il timing, i BPM sono 42, quindi molto lento. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ma questo è quanto. Il brano è in Re maggiore, andiamo quindi a vedere come si armonizza la scala di Re maggiore, lo facciamo per triadi, così vediamo gli accordi che incontreremo nel brano. Naturalmente l'accordo di tonica, anzi suoniamo le triadi, quindi niente settime, almeno in questa fase. Mi minore, Mi minore lo troviamo, Fa diesis minore, terzo grado, invece non lo incontreremo nel brano. Sol, quarto grado. Lo incontreremo nella sua modalità maggiore, ma anche minore. Dominante il quinto grado, il La, c'è. Si minore, figlio del nostro Re, sesto grado, Si minore. Lo incontriamo nel brano, non incontriamo il Do diesis semi diminuito, lui non c'è. E allora, strutturalmente il brano è semplice, ma la semplicità credo che sia l'arma vincente poi di questa canzone. Intro, strofa, la strofa viene ripetuta, inciso, strofa, inciso, special, inciso e conclusione finale. Mi sono dimenticato di dire, dopo il primo inciso si viene a ripetere praticamente l'introduzione. Introduzione che è molto semplice e che si basa su 2 accordi. Un Re e un Sol minore sesta preso con la terza, cioè il Si bemolle al basso, e il pianoforte fa esattamente così. Cioè noi andiamo a fare cantare sul Re Fa Sol Fa 1 2, e quindi qui dobbiamo contare 2 ottave di pausa sul Sol minore, 1 2, e però li andiamo a suonare questi 2 movimenti, questi 2 ottavi, facendo che cosa? Suonando un Si bemolle e un Mi, che è proprio la sesta del nostro Sol minore. Poi andiamo a suonare l'accordo proprio con la destra di Sol minore sesta, facendo cantare proprio la sesta, ta, ta, che poi si appoggia sulla quinta. Quindi andremo a suonare Mi, Re. Lo facciamo 2 volte e poi l'erminia parte. Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora, o forse solamente il cielo quando si colora. Fermiamo, questa è la strofa che adesso si ripeterà in toto e che ci vede suonare in pratica le stesse armonie della intro. Un Re, un Sol minore sesta, da prima lo prendiamo ancora con la terza al basso, ma
Ma questa è la prima volta, la seconda volta suoneremo ancora Re maggiore e ancora il Sol minore sesta, che però andiamo a spezzare il Sol minore. Si trasforma in un Sol maggiore. Lo ripetiamo. In pratica viene suonata quattro volte questa sequenza, questa progressione maggiore. Bella questa trovata, mi ha colpito. Perché? Perché quando noi ci imbattiamo in un quarto grado minore, che arriva dall'interscambio modale, in questo caso del Re con il Fa. Andiamo ad armonizzare la scala di Fa. Sul secondo grado abbiamo proprio il Sol minore. Ma generalmente accade l'inverso, cioè io sono il Re e vado in Sol maggiore, lo faccio diventare minore, magari sesta, perché no? Magari chiudo con una cadenza plagale, quarto, primo. In questo brano avviene il contrario, ed è una cosa molto particolare. Io non ricordo altri brani che presentano questa particolarità armonica. Ce ne saranno senz'altro, se voi li conoscete magari scriveteli sotto nei commenti. Però insomma, in buona sostanza, noi passiamo da un Sol minore sesta a un Sol maggiore, a una triade. Ripete la trofa. Ti capirei se non dicessi neanche una parola. Mi basterebbe un solo sguardo per immaginare il mare blu e niente di più. E niente di più. E chiedimi tu come stai, se ancora io non l'ho capito. E se domani partirai, portami sempre con te, sarà. Bene, ci fermiamo. Abbiamo fatto quello che è il ponte. Sì, mi sono dimenticato di dirlo all'inizio. Nella struttura c'è anche questo ponte, ma sono tutte cellule della struttura piuttosto brevi. E questo ponte recita questo. Allora, a livello armonico, Re. Un La quarta sospesa, quindi La, Re, Mi. Poi andiamo sulla triade di Sol. Re. Tottami sempre con bel sarò. E adesso qui comincia l'inciso. Anche qui su questo ponte, attenzione alla ritmica, perché almeno se vogliamo suonarla come l'abbiamo sentita a Sanremo e come peraltro viene suonata anche nella versione originale, qui bisognerebbe andare a fare questo. Come dobbiamo considerare questi appoggi che facciamo con la mano destra? Allora, o li consideriamo delle... perché il ritmo continua a essere 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ma noi andiamo a suonare due appoggi su ognuno dei movimenti della misura. Quindi o li consideriamo come delle duine di ottavi, come se stessimo ragionando in un tempo semplice, oppure... È chiaro che se noi andiamo a suddividere ulteriormente il nostro 1, 2, 3, 1, 2, 3 in 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, quindi in terzine, questa volta di sedicesimi, possiamo anche pensare che questi appoggi vanno a collocarsi a cadere su un sedicesimo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, su questo è... pratica sul terzo sedicesimo sì del allora chiarezza altrimenti non capite ognuno dei movimenti è formato da tre ottavi 1 2 3 1 2 3 se io vado a suddividere ulteriormente 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Spero che mi capiate perché non è facile. Infatti l'ho detto che la ritmica di questo brano qua non è per niente semplice. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eccolo qua. In pratica se io non suonassi
la sinistra e voi non aveste mai sentito il Bano d'Elisa e io andassi a fare una cosa del genere, cioè con la sola mano destra, questo è un ritmo di 4/4, voi lo percepireste così, e invece questi appoggi vanno proprio inseriti in questo ritmo composto che caratterizza tutto il brano, logicamente. Siamo arrivati all'inciso? Sì. Allora, rifacciamo questo punto, tanto dura veramente poco, e poi Erminia ci canta con la sua voce da usignolo l'inciso di O forse sei tu. Che io adesso sto riproponendo al termine dell'inciso quella che è stata l'intro, niente di più. Che cosa succede nell'inciso? Poco, nel senso che il brano è veramente semplice a livello di armonia, potremmo anche dire povero, però sta in piedi, il brano è veramente molto gradevole a mio modestissimo modo di vedere. Allora eravamo qua all'inciso, il ponte, perdonate, sarò, l'inciso comincia con un mi minore settima, manteniamo a suonare la triade di re con basso di si a realizzare un si minore settimo. Possiamo suonare o subito un la, magari farlo precedere dalla quarta, ci sta bene, si ripete, sempre. Guardate che semplicità questo inciso. Dicevo, si va a ripetere quella che è stata la intro, che si basa sui due accordi re e sol minore sesta con il si bemolle, la terza e il basso. Erminia. Sarà che tra tutto il casino sembra primavera, sarà che la vertigine non mi fa più paura, guardo giù, forse sei. Sì, proseguiamo, Erminia. Sempre, mille volte, ti ho cercato, ti ho pensato un po' più forte, e nella notte ancora, mille volte, quella musica risuona in ogni parte, nella notte, forse sei tu. Ecco, fermiamoci qua. Dove andremmo a ripetere l'inciso e vediamo quello che è lo special, semplicissimo anche lui, è una cosa veramente disarmante questo brano. Allora, dai da dai da, cominciamo con un mi minore settima, dai da 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 da, melodia ingannevole, si minore, dai da 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 la.
cambia rispetto all'inciso, altrimenti non sarebbe una specie. Ancora mi minore settima, re, anzi re, si minore. Ecco, qui non ci sta bene la settima, a mio modo di vedere. Quindi una bella triade di si minore. Spero di non aver detto re nel giro precedente, è un si minore. Quindi mi minore settima. La, riprendi pure e facciamo l'inciso finale. Forse sei tu tra le luci di mille città, tra la solita pubblicità, bella scusa per farmi un po' ridere. Forse sei tu quell'istante che mi porterà una piccola felicità, quella stupida voglia di vivere sempre, sempre. L'inciso si ripete per tre giri e poi si va a concludere su un La, né? Non chiude sul Re, molto spesso accade questa cosa, suoniamolo magari con la nona aggiunta che ci sta bene, io a chiusura ci ho messo, lo faccio qua se non si vede, ma vado a suonare, Mi, La, Mi, Si, no. Chiudere con un arpeggio, si può anche fare niente, stare lì, non ha ordinato il dottore. Ok, abbiamo detto direi tutto a livello così di spiegazione per come realizzare, come suonare questo brano di Elisa. Diciamo una cosa, perché questo brano, a mio modesto avviso, e lo sottolineo con la penna rossa, perché poi ognuno ha i suoi gusti, ci mancherebbe altro. Questo non è, voglio dire, un pezzone di quelli che ci ricorderemo fra vent'anni, ammesso che qualcuno di noi sia ancora qui, perché cose non si sa come vanno. Ma è una bella canzone, è una canzone alla quale secondo me non manca nulla. Fermo restando chiaramente la voce, la personalità di Elisa. Questa canzone è veramente ben fatta. Andiamo a vedere brevemente perché è bella, perché sta in piedi bene, perché funziona questa canzone. Una canzone, lo sappiamo, è data dal ritmo, questo è un ritmo anche piuttosto lento che potrebbe fare pensare dopo un po' di annoiare. Io non ho mai avuto questa sensazione di annoiarmi ascoltando il brano di Elisa. Non è una questione armonica, lo abbiamo visto, gli accordi sono veramente pochi, sono tutti quelli armonizzati sulla scala del centro tonale, fatto salvo per il quarto grado appunto minore, tra l'altro abbiamo visto che ne mancano anche due della famiglia, no? Del re, il fa diesis e il do diesis semi diminuito, quindi gli accordi sono veramente pochissimi. E quello che è vincente a mio modo di vedere in questa canzone è la scansione ritmica, oltre che le note chiaramente, della melodia. Allora, partiamo da un intro che poteva essere suonata anche in molti modi, non so se Petrella o chi era arrangiata ha pensato di fare sta roba. La ripete due volte, va benissimo. Allora, la scansione adesso. Sentite com'è ostinato questa scansione, ta 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 ta, e però si ferma a prendere quelle famose benedettissime pause che dico sempre ai miei allievi, prendetele quando improvvisate, perché non si può eseguire un brano e nemmeno comporlo con una insistenza melodica esasperata. Qui ci si ferma, ta 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 ta. Adesso si ripete perché l'orecchio prova piacere a risentire una cosa che ha appena sentito, però chi lo ha composto decide subito di apportare una modifica. Questo
non c'era, no? Nella prima progressione, re, sol minore, sesta. Non solo, le armonie continuano e la melodia cambia. Bello ancora, io risottolineo questo, passare da sol minore a sol maggiore. Ma anche qui la scansione ritmica non è più quella di prima. Si tranquillizza molto. Un, due, tre. Quindi anche la seconda volta in virtù del fatto che adesso la strofa si ripeterà, tu, mi pare che dica tu, sì, eccolo, o forse sei tu. La strofa adesso si ripete esattamente allo stesso modo, quindi andiamo avanti e andiamo sul ponte, appunto dove succede quello che vi ho detto prima a livello ritmico. Anche qui molto 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 sono tutti ottavi puntate, però si potrebbe anche cantare come peraltro in alcuni momenti fa Elisa, cioè come se fosse un brano in quattro quarti o in due quarti in questo caso. Quindi notate come la scansione melodica è identica, adesso si ripeterà ancora, e qui cambia per andare nell'inciso, dove non devo suonare appunto un minore, ecco che si arricchisce qui la ritmica e quindi anche le note che dovremmo andare a suonare. Però subito dopo c'è questa cellula di scala di re maggiore, ripete, bello che questo che fatto che di fermarsi, perché sarebbe venuto istintivo a fare, invece no, quindi niente da dire anche su questa parte melodica del brano. Arriviamo allo special, e qui la dinamica, la scansione e la ritmica della melodia ancora si quieta. Sentite, qui si ripete. Quindi lo special, che si chiama special perché deve essere diverso da tutto il resto della canzone, in effetti lo è anche a livello proprio di ritmica melodica. E poi niente, il brano riprende dall'inciso, eccetera, per andare poi a concludersi. Vedete quindi quanto è diversa melodicamente parlando questa canzone. Io non sono andato ad analizzare le note, ma mi interessava molto di più invece il ritmo della melodia. Il suo procedere, il suo arrestarsi, il suo prendere fiato, avere pause, essere sempre diversa, con una struttura appunto che ripeto e vado così a correggere l'errore che ho fatto prima, intro, due strofe, un ponte, un inciso, ripetizione della introduzione, strofa, la fa una volta, non ricordo se la fa due volte. Vediamo un po', allora poi ok, riprendere qua, no, la fa una volta sola, e infatti, cioè, se noi andiamo a proporre per due volte la prima volta una strofa, la seconda volta è sufficiente che noi la si canti, la si suoni, la si componga in prima istanza, una volta sola è sufficiente. Tanto per ricordare che quella è la strofa, altrimenti il brano poi diventa anche lungo. Strofa, quindi l'inciso,
lo special, e poi quindi l'inciso a chiudere con tre giri, come detto, e lo stop, la chiusura del brano su un accordo che non è quello del centrotonale, come detto, ma è la dominante, il La. Quindi proprio anche a livello di struttura un brano veramente ben congegnato, ben pensato, dico spesso ben congegnato. Erminia, correggimi quando mi ripeto, no? Perché già mi ripeto, voglio dire, no? In tante cose, ben congegnato, va bene, diciamolo così, così rende bene. Bravo, bravi l'Elisa e il buon Petrella che hanno confezionato un pezzo molto saremese, ma molto bello, molto gradevole all'ascolto, e io l'avrei premiato senz'altro. Bene, è tutto per questa, o forse tu di Elisa, mi appropinco alla Erminia. Avevate paura che no, ma c'è ancora l'Erminia, c'è ancora, non abbiate paura, di qui non scappa. Allora, amici carissimi, domenica al solito intervista, finché che ne viva il re, dicono a Milano, questo è un proverbio meneghino, nel senso che finché ho personaggi disponibili a farsi intervistare o a fare qualche puntata di 13 note, lo faccio volentieri. Va bene, questa volta ci sarà con me Marco Armani, ve lo ricorderete senz'altro, perché è stato un protagonista di un paio di Sanremo negli anni 80, ma è tornato alla ribalta adesso facendo dei programmi in televisione. Persona disponibilissima, piacevolissima, bellissima voce, e quindi domenica appuntamento con lui e col Tino, naturalmente. Appuntamento con Erminia per venerdì prossimo. È tutto, grazie e alla prossima con il Tino Carugati.